Ora apriamo una pagina decisamente gustosa, ma non solo. Parliamo di quello che erroneamente viene chiamato tubero, ma che in realtà è il più prezioso dei funghi. Stiamo parlando del tartufo, una pepita del nostro territorio. Vediamo la scheda di Paola Bacchido e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Gli antichi romani lo consideravano un alimento prezioso, mentre i faraoni egizi sembra ne apprezzassero le proprietà afrodisiache. Il tartufo è il fungo ipogeo più costoso che ci sia, protagonista della tavola ma anche della storia. Dal 2021 la cerca e cavatura del tartufo sono state riconosciute dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Il più celebre è quello di Alba, in Piemonte, dove ogni anno si tiene, dal 1929, una fiera che attrae appassionati dall'Italia e dal resto del mondo. Ma in realtà il tartufo cresce in 138 comuni italiani che puntellano la dorsale appenninica. Il nostro palato non potrebbe gustarne la prelibatezza se non ci fossero cani addestrati, i tartufai, che riescono a individuare i tartufi grazie a un raffinatissimo olfatto. Il mercato globale del tartufo vale dai 5 ai 6 miliardi di euro all'anno, per un export che ha registrato il più 44% negli ultimi due anni, con gli Stati Uniti in testa. Anche il settore interno è cresciuto, più 20% rispetto al 2022. Stagionalità, rarità e offerta ne influenzano il costo. Quest'anno il prezzo medio è di 3.000 euro al chilo, stimato alla borsa del tartufo di Acqualagna, secondo gli ultimi dati Coldiretti. Ma attenzione, il cambiamento climatico sta influenzando negativamente il mercato. Il lungo periodo di caldo e siccità potrebbe compromettere la produzione e intaccare il valore di quello che è, a tutti gli effetti, un bene di lusso. E diamo il nostro benvenuto a Gianluca Carabs, benvenuto a Casa Italia, esperto di economia, delle risorse agroalimentari e dell'ambiente. E poi con te un libro che vogliamo vedere, L'Italia del tartufo? Città, paesi e territori, la guida 2023-2024, quindi ci aiuterai, il libro, eccola qui, guida in mano a fare questo viaggio nei dettagli. Insieme a Fabio Cerretano, presidente della Federazione Nazionale Associazione Tartufai Italiani, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie. E il nostro Carlo Cambi, che è tornato a trovarci, non vedevamo l'ora. Carlo, ma mi devi spiegare dove sei? Mi dispiace, sono in collegamento dalla strada tra Vieste e San Severo, ma aspettavo prima e mi sono dovuto mettere comunque in viaggio perché... Ma non sei a cercare tartufi? No, sì, ci vado domani a cercare i tartufi, non perché domani macchina. Siamo ad Acqualagna con Linea Verde e faremo Acqualagna, Sant'Angelo del Vado, Pergola, Cagli, che sono i quattro paesi gioiello delle Marche per il tartufo, ma che però si trova in tutta Italia ovviamente. E questa cosa così, in due parole Carlo, è così, torno da te subito Carlo, intanto partirei da lei Presidente, perché la sua federazione raggruppa le associazioni locali di ricercatori di tartufi presenti in Italia, coordinate gli interventi per una comune difesa del tartufo, del suo mondo, perché? Perché abbiamo questa esigenza di doverlo preservare, curare, proteggere? Allora, diversi anni fa, circa 30 anni fa, dall'idea di tanti tartufai da nord a sud d'Italia, ci si mette insieme per cercare di arginare quella che era, diciamo, una riduzione di quella che noi chiamiamo libera cerca. La libera cerca è la possibilità di andare liberamente a tartufi in ogni luogo e in ogni dove, con le dovute regole. Inoltre, e non per, diciamo, per ultimo, è la nostra voglia di raccontarci e di raccontarsi come figure positive di una storia ancestrale, quale è quella della ricerca del tartufo.
La ricerca del tartufo. Noi conosciamo soprattutto il celebre tartufo bianco di Alba, ma questo alimento, l'abbiamo sentito prelibato, cresce un po' in tutta Italia. Lo stiamo sentendo, lo raccontiamo nella guida. A proposito di guida all'Italia del tartufo, traccia un percorso lungo più di 130 comuni. Sì, tutta l'Italia profuma di tartufo, quindi questa sicuramente è una considerazione. Parte dal nord, partendo da Alba, per poi arrivare in tutta la penisola, compresa la Sicilia e la Sardegna. Abbiamo questi 138 comuni che rappresentano un patrimonio italiano, non solo di qualche località eletta come quella di Alba o di Acqualagna. Alcuni di questi comuni li sta visitando il nostro Carlo Cambi? Perché noi italiani siamo unici nella ricerca e cava del tartufo che si pratica, Carlo, dal 1500. Ma la storia del tartufo parte da lontano, parte dall'antica Roma. È vero che nel Medioevo veniva definito il cibo del diavolo, perché? Sì, beh, c'è una storia che parte addirittura dagli Etruschi, che erano convinzioni che poi passano ai Romani, che il tartufo fosse generato dai fulmini che cadono per terra. Qualcuno diceva che era Giove che scagliava questi fulmini. Allora, tutto ciò che era ipogeo nel Medioevo veniva considerato contaminato. Poi c'è la favola che il tartufo produca gli umori, cioè scateni in qualche modo la libido, e quindi nei conventi questo tartufo veniva demonizzato. Tu capisci che nell'alto Medioevo tutto ciò che profanava dai conventi diventava legge morale per tutto il popolo, e quindi il tartufo esce di scena. In realtà rimane sulla scena, ma è il cibo dei poveri, anche perché allora il tartufo si cercava con i maiali. Se tu vai a Siena a vedere l'archivio del buon governo, ti accorgerai che c'è il porcaro che entra dentro la città a identificare il fatto che la città era aperta, che il porcaro non veniva più demonizzato. Bene, quel maiale, che è una cinta senese, veniva largamente usato nel Medioevo per cavare tartufi, e che se le mangiava la povera gente, che era costretta a peccare, ma si assolveva per, diciamo, scriminante di fame. Noi peccatori, povera gente che non vedevamo l'ora, evidentemente. L'insalata alla Rossini, inventata dal popolare musicista, cos'è, Carlo? L'insalata alla Rossini è una insalata molto semplice, è un'insalata condita con aceto di Madeira, con olio extravergine d'oliva. Qualcuno dice che in realtà Rossini prediligesse condirla con del lardo caldo, quindi con lardo fuso, e poi con un'abbondantissima pioggia di tartufo bianco sopra. Devi sapere che Rossini è stato il grande ambasciatore del tartufo in Europa. In Francia fece anche una disputa con Alexandre Dumas, autore non solo dei Tre Moschettieri ma anche del grande dizionario di cucina, su se erano migliori i tartufi italiani o quelli del Périgord, e ovviamente lui vinse a mani basse, perché aveva a disposizione, oltre al nero pregiato, anche il bianco. Presidente, la vedo sorridere, le è venuta fame, sta ripercorrendo con il cuore, con la mente e con l'olfatto il tartufo. Che cosa sta facendo? No, guardi, in questo momento sto lavorando, però grazie a chi mi ha preceduto, perché mi ha fatto venire voglia di andare a tartufi il fine settimana per... Se la può consolare anche a noi, Presidente, anche a noi. Voi difendete però il diritto di andare a tartufi liberamente, a proposito di andare a tartufi nei boschi, nei terreni incolti, il valore aggiunto della cerca italiana. È vero che all'estero non c'è questa pratica, come si regolano? Nella maggior parte degli altri stati, allora, bisogna differenziare tra il bianco pregiato e tutti gli altri tartufi. Laddove tutti gli altri tartufi, sette neri, edibili ovviamente, e il bianchetto sono coltivabili, il bianco no. Negli altri stati questi tartufi sono quasi completamente coltivati. In Italia, ovviamente in tutto il mondo, il bianco no. Però mentre in Italia noi abbiamo fatto grande l'Italia e l'italianità del tartufo nel mondo, negli altri stati si raccoglie in altri modi diversi, si raccoglie anche fino anche con le zappe e con i rastrelli. Ma questa particolarità tutta italiana, che è appunto la cerca e cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali, hanno fatto sì che quello italiano divenisse il più
famose e poi ovviamente lasciatemi passare il mio campanilismo, il più profumato e il più buono, anche perché nel momento in cui viene raccolto con i cani e non con altri mezzi, il tartufo è sicuramente maturo. Poi, quando diciamo che in Italia si parla di cerca e cavatura, quindi di un patrimonio immateriale, stiamo parlando di quello che dicevamo prima, la libera ricerca. Cioè siamo riusciti, grazie anche all'Associazione Nazionale Città del Tartufo, a farci riconoscere come patrimonio, ma non il tartufo, ma la sua cerca, proprio perché c'è una storia ancestrale dietro. Cioè, noi andiamo a tartufi da secoli in questa maniera. A proposito di storia, io rubo l'assist a proposito di storia, perché abbiamo parlato del celebre tartufo bianco di Alba, la fiera che si tiene ogni anno, famosa in tutto il mondo. Sentiamo questa storia che ci racconta Deborah Penso. Siamo nel cuore della fiera del tartufo bianco d'Alba. La 93esima edizione ha dato avvio a questa stagione del tartufo e sino al 3 dicembre ogni weekend attendiamo visitatori da ogni parte del mondo per venire a sentire il profumo del tartufo bianco d'Alba lamellato sui piatti della cucina, della tradizione e dell'innovazione. Quest'anno non sono mancate le piogge, però persistono delle temperature molto elevate che asciugano il terreno. Quindi questo fa sì che ci sia una produzione non abbondante, ma di discreta qualità. Qualità che viene garantita dal fatto che ogni mattina, quando si presentano i trifulao a portare il loro prodotto, abbiamo i giudici del tartufo nella fiera che lo esaminano, scartano quelli che rappresentano eventuali difetti. Quindi in questo modo si garantisce per il consumatore una buona qualità. Abbiamo iniziato dal 2016 con una campagna crowdfunding Brief the Truffle a porre un'attenzione alle tartufaie, perché se noi vogliamo che tra 20-30 anni il tartufo sia sulle nostre tavole, l'unica cosa che possiamo fare è porre la giusta attenzione all'ambiente, piantumare nuove piante, pulire i boschi e far sì che questo sia ad esempio per tutto il territorio. Il cuore della fiera è il mercato mondiale del tartufo. Qui i visitatori possono sentire i profumi del tartufo e acquistare il prodotto. Poi abbiamo la sala che ospita il cooking show. Qui abbiamo chef del territorio, ma anche chef internazionali e nazionali che vengono a trovarci da ogni parte d'Italia. I visitatori vivono l'esperienza, dialogare con lo chef e lamellare il tartufo bianco d'Alba. Quest'anno la novità è il nuovo Museo del Tartufo, che è stato allestito dalla città di Alba col concorso della regione, con il contributo di altre istituzioni e con il contributo scientifico anche del nostro centro studi. Questo museo consente ai visitatori di accostarsi alla cultura del tartufo nelle sue varie fasi, da quegli aspetti naturalistici riguardanti gli alberi, gli habitat, a quello che è la cerca e la cavatura del tartufo, il rapporto tra il trifulao e il cane, quello che è l'uso del tartufo in cucina e anche la lunga storia della fiera che ha promosso da quasi 100 anni questo straordinario prodotto. Nel museo ci sono anche gli scatti eccezionali fatti da Steve McCurry, che ha vissuto i momenti della cerca con i trifulao, ha visto il loro rapporto con il cane, ha saputo penetrare la loro psicologia, la loro amicizia. E poi, appuntamento importantissimo, cuore anche della nostra 93esima edizione, l'asta mondiale del tartufo. Quest'anno, il 12 novembre, in collegamento con Hong Kong, Singapore, Vienna e Francoforte, avremo l'asta mondiale del tartufo. Un'operazione importante perché è un'asta benefica, dove il tartufo acquisisce un prezzo molto importante, per cui viene donato alla ricerca e alla beneficenza. Il tartufo è un bene di lusso. La ricaduta, la sua ricaduta sul territorio, anche in regioni meno ricche di altre?
Allora abbiamo un'esperienza che è quella di Alba, come abbiamo visto, quella più consolidata, dove addirittura il centro studi ha statuito che ogni euro che si investe in Tartufo c'è una ricaduta di 20 euro sul territorio. Questo chiaramente non accade nelle altre regioni, perché abbiamo una regioni e comuni come Alba, che sono 100 anni che investono nel tartufo e nella valorizzazione di questo fungo ipogeo simbionte, ma abbiamo invece altri comuni che sono ricchi di tartufo, come abbiamo dimostrato su questa guida, ma non sanno ancora di avere un giacimento naturale, di un'economia e di anche una possibilità per l'entroterra italiano di rinascere attraverso questa leva che è il tartufo. Allora bisogna trasferire questa buona pratica di Alba negli altri territori e far sì che ognuno a livello locale capisca che quella è una risorsa economica da valorizzare, ma per creare la filiera, non per cavare il tartufo e poi venderlo nei mercati internazionali attraverso i commercianti come quelli marchigiani o quelli piemontesi o quelli toscani. Quindi filiera, prima di tutto per valorizzare il prodotto, prodotto che noi continuiamo a conoscere così. Carlo, tartufo bianco, tartufo nero, ci aiuti a districarci nella qualità, nelle caratteristiche? Ma guarda che col tartufo si potrebbe fare un calendario, perché c'è ogni mese dell'anno al suo tartufo, o meglio ogni periodo dell'anno al suo tartufo. Il bianco è quello che che stiamo celebrando. Apro una parentesi: Molise e Basilicata, oltre all'Umbria, che però è più specializzata sul nero, Molise e Basilicata sono due territori molto emergenti, lì ci sono delle aziende che se ne occupano e fanno benissimo. Quella filiera di cui parlavate prima lì comincia a essere implementata. Ma rispondo alla tua domanda. Allora, tartufo bianco si trova più o meno da settembre a fine novembre, poi comincia il nero pregiato, che è ottimo soprattutto per le farciture in cottura o grattugiato sugli spaghetti, sulle tagliatelle, che va più o meno da novembre a quasi febbraio, poi comincia il marzolo, poi dopo il marzolo c'hai lo scorzone o l'uncinato o l'estivum che ti copre quasi tutta l'estate, poi ci sono i bianchetti e poi ricominci col bianco, eccetera eccetera. Ovviamente ognuno di questi tartufi ha un'inflessione gusto olfattiva, il bianco è quello più profumato, ma gli altri hanno delle consistenze al palato che se uno si abitua a mangiarli e a considerarli in cucina si leva delle grandi soddisfazioni, anche perché dal marzuolo in là non è che paghi l'ira di Dio, ma riesci ad avere dei piatti di grande suggestione gastronomica. E grande suggestione gastronomica proprio stiamo vivendo. Abbiamo detto che la cerca e la cava del tartufo sono un'unicità italiana, protagonista ovviamente il cane, ancora non l'avevamo citato in questo racconto. Il servizio della TGR. Prometteva bene fin da piccolo. Leo, già dall'età di poco più di 2 mesi, era in grado di trovare qualche tartufo. Poi l'addestramento, una tradizione consolidata per il cavatore Lorenzo Tanzi, ne ha affinato le capacità e ne ha fatto un bravissimo cercatore, capace di segnalare la presenza di un tartufo non appena comincia il processo di maturazione, individuandolo sia in superficie che in profondità. Poi un fulmine a ciel sereno ha rischiato di interrompere la carriera del Cocker Spaniel. Visite veterinarie, poi la diagnosi. Si trattava di una malattia degenerativa della retina di origine genetica non curabile. Per me è stato un grande dolore. Ogni volta che penso a questa cosa mi emoziono. Leo ha perso la vista, ma il suo fiuto è rimasto speciale e continua a regalare soddisfazioni al suo proprietario, con cui ha un legame fortissimo. Come esiste un bellissimo rapporto fra la pianta e il tartufo di aiuto reciproco, si instaura fra il tartufaio e il suo cane una collaborazione che dura per tutta la vita. Una bella storia che arriva alla vigilia della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello, il territorio che Leo ha esplorato in lungo e in largo, contribuendo a tenere viva una tradizione che da queste parti è identità, cultura, ma anche risorsa economica. Carlo, a proposito di qualità, alcuni tartufi importati dall'estero vengono spacciati come nostri. So che questa è una cosa a cui tu tieni tanto, perché devi specificarci, tu ci aiuti sempre sulla tracciabilità del prodotto. È vero che in qualche paese europeo si usa la zappa o il rastrello per la cava, sì, compromettendo solo, anche poi l'ecosistema del bosco?
Sì, non solo ci usa la zappa e il rastrello, ma vengono cavati spesso e volentieri con delle proprie operazioni di scavo. Che cosa portano a casa? Portano a casa dei simil tartufi, cioè dei funghi ipogei che però rispetto al tartufo vero hanno poco a che spartire, diciamoci la verità. I due paesi che hanno grandi tartufi sono soltanto l'Italia e la Francia. La Francia ha degli ottimi neri nel Périgord, noi abbiamo, come hai sentito fino ad, come hanno sentito fino adesso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, una dorsale appenninica ricchissima di questi tesori. Grazie Carlo, noi ti lasciamo al tuo viaggio perché il buio incombe. Un abbraccio forte. Un abbraccio Casa Italia, state di bene e buon tartufo a tutti. Ciao. Che bello che sei, ti aspettiamo come sempre prestissimo nella tua casa, perché Casa Italia è anche casa tua. Ciao. Un abbraccio. Intanto io mi sono seduta perché mi manca soltanto il tavolo apparecchiato, il tagliolino al tartufo e sono messa benissimo, magari, perché adesso ci colleghiamo con lo chef Roberto Dornichi, che è specialista del tartufo, di un piatto del territorio. Chef, ben trovato, la vedo all'opera. Io ho solo il tavolo. Buonasera a tutti. Io non ho altro. Molto bene. Allora, che cosa ci mostra? Io invece sto lavorando. Sì, sto cucinando per voi un maccheroncino di campo filone, quindi siamo nel territorio e lo abbiniamo a un prodotto, lo facciamo sposare al tartufo, quindi a un altro prodotto di nicchia e di qualità. Quello che vi ho portato oggi è un tartufo nero rispetto al bianco che in questo momento stiamo aspettando con molta pazienza, perché giustamente le piogge sono state poche, il terreno è ancora fermo. Ma sicuramente la stagione partirà leggermente più tardi, ma anche quest'anno avremo tanta qualità nelle nostre tavole. Chef, che meraviglia! Il tartufo nero. Infatti, no, stavo chiedendo, mi dica, la stavo guardando, stavamo osservando attentamente le sue mani e soprattutto lo spadellamento, perché che cosa sta preparando di preciso? Ottimo. E poi mi diceva il tartufo nero? Il tartufo nero per un cuoco è una soddisfazione. Il bianco, diciamo che riporta con i piedi per terra tutti gli chef, perché basta affettarlo e abbiamo risolto il nostro problema. Non lo possiamo cucinare, va consumato immediatamente. Mentre il nero ha una proprietà importante, che è quella che può essere conservata, e come ho fatto in questo caso, l'ho cucinato con l'extravergine, un po' di acciuga, prezzemolo tritato, è quello che farò per profumarlo, e questo vi invito a provarlo quando andrete a cucinare il vostro maccheroncino di campo filone e grattare appena appena un pochettino di scorza di limone. Una volta fatto questo, nel piatto ho inserito della crema di patate al porro, quindi molto delicata, perché il tartufo si sposa e ama prodotti che sono a livello di gusto delicati, perché quello che vogliamo mettere in evidenza in realtà è il gusto e il sapore del tartufo stesso. Il nero rispetto al bianco ha una textura completamente diversa, croccante, buono da sentire al palato. E l'ultima cosa che faremo nel piatto che vi volevo presentare è grattugiare al termine della preparazione il tartufo. E qui svilupperemo dei profumi, dei sapori completamente diversi dal bianco, perché il nero cucinato prende un sapore di nocciola, un profumo di caffè e cioccolato fondente. Noi e allora preso... dà la possibilità di sognare al tavolo. E noi già stiamo sognando, abbiamo preso intanto tutti gli appunti per ripetere la ricetta. Proprio brevemente, riesci a dirmi dove possiamo utilizzare ancora il tartufo? Una cosa semplice per noi comuni mortali, non per uno chef come lei... È straordinario, una cosina che possiamo fare noi col tartufo nero? Allora, la cosa più semplice è l'uovo, ecco. Quindi cucinato, lasciato morbido e cremoso nella parte del tuorlo e poi il tartufo affettato sopra. Questo è uno di quei prodotti, come per il bianco, che sviluppa e esalta ancora di più la qualità organolettica di questo fungo, di questo tubero, che affettato ci regala delle sensazioni uniche. Grazie chef per essere stato con noi, grazie per averci fatto godere anche un po' del sapore, seppur da lontano. Siamo velocissimi, l'Italia del tartufo, lo ricordiamo ancora, il viaggio che possiamo fare nella bellezza e nel sapore. Se dovessimo proprio in un tweet, Presidente, aggiungere qualcosa per gustare ancora di più questo tartufo, in un tweet, una parola, che cos'altro possiamo consigliare per vivere questo prodotto a 360 gradi?
andare a Tartufo insieme a un cercatore. Che è un'esperienza tutta da vivere, così come un'esperienza tutta da vivere. Quello che noi raccontiamo, raccontare a tavola il profumo, e io vi saluto augurandovi buon profumo, come diciamo tra noi tartufani. E ci piace tanto, buon profumo a tutti e grazie per essere stati con noi. E noi dal tartufo, Gianluca, passiamo al vino, oggi proprio...